Siamo alla seconda partita, vinta la prima, questa è un altro, ricomincia un'altra gara e quindi noi dobbiamo affrontarla con un grande coraggio, senza fare calcoli, senza fare ragionamenti, ma pensando solo a giocare e a giocare per vincere. Questa è l'unica nostra ricetta per la partita domani, quindi aggressivi, coraggiosi, osare e giocare per il gol. Significa essere aggressivi, significa non subire l'avversario, significa che nella testa dobbiamo avere solo la vittoria e quindi con grandissimo rispetto per una squadra come il Perugia, che sappiamo benissimo il loro valore tecnico, però noi dobbiamo scendere in campo molto aggressivi, molto determinati e giocare, fare quello che sappiamo fare bene. Questa squadra sa giocare a calcio, bene, l'ha dimostrato, e quindi bisogna ricominciare, soprattutto dall'inizio del secondo tempo dell'andata, dove la squadra si è data tambureggiante, ha ribaltato, ha giocato, ha tirato. Questo atteggiamento, senza fare nessun tipo di calcolo. Ma diciamo che tutto il gruppo è convocato, diciamo, per una questione di, anche di squadra, di motivazioni, no? Di aggregazione. Abbiamo recuperato quasi tutti, nel senso che purtroppo Valzano, vabbè, lo sapevamo, non sarà della partita, e Mirko Drudi, vediamo domani, però possibilità poche, direi. Ma i dubbi ce l'ho sempre, meglio averne che non averne, vuol dire che i giocatori ti mettono in difficoltà. Chiaro che la squadra secondo me ha fatto una buona partita in tutte e due le fasi, quindi come sempre se ho qualche dubbio me lo terrò fino alla fine domani, c'è ancora l'ultimo allenamento di rifinitura e poi deciderò come schierare la squadra e chi schierare. È chiaro che abbiamo pensato più che altro a noi, a migliorare le cose che secondo me andavano migliorate per mettere in difficoltà ancora di più il Perugia, sul piano del palleggio, sul piano della verticalizzazione, su tante cose. È chiaro che la fase difendente bisogna stare attenti e soprattutto conoscendo le caratteristiche di Mello, di Melchiorri, di Falcinelli, di Buonaiuto, insomma, lì ne hanno tanti. Cercare di trovare i giusti accorgimenti, assolutamente sì. Quello di prima, cioè andare lì e giocare per vincere, perché calcoli noi non ne dobbiamo fare, non dobbiamo ragionare che abbiamo vinto, dobbiamo solo pensare a fare una partita molto aggressiva, molto determinata, molto cattiva agonisticamente quando non abbiamo la palla, e quando abbiamo la palla per giocare per far gol. Noi dobbiamo fare gol, dobbiamo vincere la partita, questo è diciamo, lo sfruttare il vantaggio, quindi la testa deve essere quella lì, la convinzione di scendere in campo dal primo minuto e giocare. E soprattutto, io e te ragazzi, facendo vedere i video, tambureggianti come secondo tempo siamo stati molto più veloci, molto più aggressivi, siamo riusciti a schiacciare l'avversario, abbiamo girato molto più velocemente il pallone, cose che dovevamo fare un po' meglio il primo tempo. Ecco, quello è lo spirito di affrontare questa gara. Sono d'accordo, ma difatti io parlavo di calcio, parlavo di cattiveria agonistica sul pallone. Io non uso mai, 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 nonostante facessi quando giocavo il difensore, ero anche molto, molto aggressivo, ma io parlo sempre di calcio, sulla palla, non di dare calci, quello è un altro sport, o dare pugni, o andare con rabbia. Sono d'accordo con quello che dici, l'ho detto anche ai ragazzi. È chiaro che questo tipo di partita si carica da sola, no? Quindi c'è un ritorno a Perugia, una squadra che chiaramente sta vivendo le stesse nostre emozioni, le stesse nostre preoccupazioni. È chiaro che, gli dico sempre, me l'avete sentito dire, il giusto mix quando si scende in campo, perché bisogna essere lucidi, bisogna essere lucidi, bisogna essere sereni. Ecco che dicevo, noi non dobbiamo fare calcoli, dobbiamo giocare, quindi vuol dire sinonimo di lucidità, di consapevolezza di quello che dobbiamo fare noi. Cioè oggi conta il noi, quello che siamo noi e come giochiamo noi, quindi quello incorpora assolutamente la lucidità,
la serenità, perché la rabbia, l'isteria, l'essere scattosi, l'essere nervosi, acceca e quindi non ci rende poi sereni e disinvolti e spregiudicati nel giocare. Questo sono assolutamente d'accordo. Sì, ho giocato una partita ancora più delicata che era Catania-Chievo, l'ultima giornata in campo neutro a Bologna. Noi dovevamo assolutamente vincere, se non retrocedevamo in Serie B e abbiamo vinto. Quindi insomma di buon auspicio questo, diciamo, Ma ti scongiuri il caso. non lo so se di buon Non lo auspicio, so, ma no. con sorriso almeno. Ti ho risposto, sì, no, ti ho risposto alla domanda, sì, ho giocata, sì. Ti dico, Capisco. no, ti parlo, io lascerei perdere ogni tipo di polemica, ho risposto a chi dovevo rispondere, penso in una maniera molto educata, senza fare ulteriori attacchi, anche se mi è stato dato dell'antisportivo, che sono stato io l'artefice di tutto. Ho già risposto, per me ognuno guarda in casa propria, i panni sporchi se li lava in casa, io sono abituato così. Sicuramente io devo essere il primo a mantenere lucidità, serenità e trasmettere ai ragazzi. Poi è chiaro che siamo tutti di carne e ossa qui, non siamo degli immortali, o non siamo dei robot, o non siamo delle macchine, siamo degli umani fatti in carne ed ossa con un cuore che batterà forte, ci saranno grandi emozioni, però io devo superarmi in questo e essere più lucido e sereno possibile e trasmetterlo ai ragazzi.